Oggi separeremo i vari pigmenti che compongono un inchiostro. Il procedimento si chiama cromatografia su carta. Occorrente, carta assorbente, pennarelli colorati, acqua e baker. Prendiamo alcune strisce di carta assorbente e con vari pennarelli coloriamo intensamente una linea a una distanza di alcuni centimetri da un estremo di ogni striscia. Immergiamo l'estremità delle strisce di carta nell'acqua in modo che la linea colorata sia sopra la superficie. Ci accorgiamo che l'acqua sale e il colore di partenza si scompone in diversi colori. Gli inchiostri dei pennarelli sono infatti formati da una mescolanza di vari colori. L'acqua sale per il fenomeno della capillarità e, incontrando l'inchiostro, lo scioglie e lo trasporta lentamente verso l'alto. I vari pigmenti che formano l'inchiostro di partenza hanno diverse velocità di salita, per cui si separano. Il risultato è quello che vediamo, belle sfumature multicolori.